Voglia di fare musica. Amici di YouTube, finalmente ci ritroviamo. Ecco, hanno spento anche la musica, così ci si sente, no? Neanche troppo. Allora, ci ritroviamo qui. Quest'oggi siamo a Expo Casa a Torino per vedere le novità del settore per quanto riguarda l'arredamento. Non so chissà che cosa riusciremo a trovare all'interno. Dovete seguirmi e venire con me per questo viaggio. Andiamo. Casa 2022, siamo a Torino nel nostro girovagare per cercare di riadattare e rinnovare meglio la casa in tempi in cui si cerca di fare le cose un po' più green e quindi rispettare l'ambiente. Ecco che tra i vari stand mi sono imbattuta in Misi Jungle. Ciao, intanto il tuo nome? Marco, molto piacere. Dicevo, insomma, mi sono imbattuta, a me piacciono le piante. I nostri stand. Sì, ma non ho il pollice verde, okay. Quindi già ti dico questo. Però il fatto che tu mi abbia raccontato che in qualche modo, insomma, tutti possono tenere la pianta e la possono tenere in questo modo, mi ha colpito. Allora andiamo un po' a spiegare in realtà che cosa voi proponete all'interno di Expo Casa. Iniziamo col far vedere il nostro principale prodotto, che poi viene riportato in altre forme e dimensioni. Parliamo dei nostri quadri viventi, le piante sono tutte vere. E abbiamo studiato un piccolo metodo per favorire l'irrigazione della pianta e anche quindi il mantenimento nel lungo tempo, perché ovviamente non tutti quanti sono avvezzi con le piante, quindi c'è anche una persona neofita, c'è il classico pollice nero, quindi dobbiamo cercare un po' di andare incontro a tutti quanti. Ecco che allora le nostre soluzioni comprendono un sistema di irrigazione all'interno che viene stampato con stampante 3D. Il sistema di irrigazione serve, in combinazione con un terreno particolare che adesso vi vado a far vedere, a garantire alla pianta un sostentamento idrico regolare e costante di una certa quantità d'acqua. Questo permette appunto di non avere, di non incorrere nei principali problemi che sono sempre o l'eccesso o la carenza di acqua, perché una volta si bagna troppo, una volta si va troppo leggeri con la mano, la pianta lì inizia a soffrire e poi entra in uno stato di sofferenza. In più noi usiamo un terreno che si chiama sfagno, ve lo faccio vedere, è un muschio che cresce nelle paludi, di conseguenza una struttura molto filamentosa, come vedete, non sporca diversamente dalla terra, quindi non lascia macchie, ma allo stesso tempo riesce a trattenere una quantità incredibile di acqua rispetto al suo peso. Di conseguenza cosa ci permette di fare questa combinazione? Tra sistema di irrigazione e sfagno riusciamo a garantire comunque un ambiente umido, ma un ambiente dove le radici e le piante trovano libertà di crescere. Di conseguenza i nostri prodotti hanno un'autonomia anche a livello di irrigazione, anche di una settimana durante un'estate come quella che abbiamo avuto quest'anno, per dire. Quindi si raggiungono ottimi risultati con il minimo sforzo, perché poi alla fine quello che viene richiesto di fare è essere costanti nel bagnare, ricordarsi le nostre piante, ma per questo ci pensano da sole, perché ce l'abbiamo comunque a portata di testa, sì, altezza vista. Quindi sì. Diciamo che creazione questa non è l'unica, io girandomi un po' mentre ti spiegavi, allora beh, intanto mi ha colpito bambù, quindi questa risorsa naturale rinnovabile viene utilizzata nelle vostre creazioni? Sì, allora, nelle nostre creazioni principalmente in prodotti un po' più in complementi di arredo, un po' più particolari, in questo caso principalmente d'appoggio, ma in realtà vedremo anche non solo. Perché il bambù? Il bambù principalmente perché tra tutti i vari tipi di legno è quello che ci mette meno tempo a essere rinnovato, quindi, ovvero può essere tagliato dopo 5 anni dalla sua nascita, quindi comunque è un tempo relativamente molto breve rispetto a quello che sono legni già solo di pino, per dire, o di abete, che comunque sono alberi che prima di essere tagliati crescono per 50 anni anche, di conseguenza si ha una disponibilità maggiore nel breve tempo. E in più il bambù è una pianta spettacolare, perché una volta che viene tagliata le sue radici permettono ad altre piante di crescere, quindi c'è un continuo ricambio in uno spazio molto ristretto. Di conseguenza abbiamo puntato sul bambù proprio per questo, oltre ad essere un legno molto elegante, è un legno effettivamente uno dei legni più sostenibili al mondo.
Allora, secondo me ci sono degli ottimi suggerimenti anche in vista del Natale, visto che ci avviciniamo al Natale, perché per gli amanti lo faccio solo vedere, a chi piacciono i diffusori d'ambiente oppure in un bagno per un dispenser per il sapone, vanno benissimo sulle mensoline oppure delle capsule. La cosa interessante che io volevo anche sottolineare, e mi piace sottolineare quando si fa anche del bene, è che appunto per ogni acquisto leggevo viene piantato un nuovo albero. Sì, certo, questa è un'iniziativa che abbiamo iniziato a dire il vero quest'anno e... collaborazione con Tree Nation, per ogni acquisto diamo una piccola percentuale dell'acquisto per andare a piantare degli alberi in zone un po' più disastrate del pianeta. In particolare ci concentriamo nella zona del Sahel, comunque è una zona molto a rischio di desertificazione di conseguenza. Facciamo il nostro piccolo contributo. Si fa anche del bene. Sì, puoi dare i tuoi riferimenti? Certo. Allora, ci trovate su Instagram e Facebook come Nisi Jungle e invece su internet il nostro sito www.nisijungle.it. Grazie. Grazie a voi e niente, buon giro alla fine. Grazie. Il nostro giro a Expo Casa continua, ma non solo quello che è arredamento. Bensì siamo entrati un po' nella parte dedicata al green, all'ecosostenibilità, ma anche un po' a prendersi cura di se stessi. In questo caso siamo con Ari, che ringrazio. La domanda che è d'obbligo è: ma perché Expo Casa con le campane tibetane? Ci ha tratto il nome Green Life, naturalmente, e quindi noi siamo sulla piazza di Torino, una Cagliari di Torino, con due postazioni, per cui sicuramente ci sarà un ritorno. Con questa pandemia lo sappiamo, insomma, sono cambiati un po' i modi di vivere, ma di prendersi anche cura di se stesso. Ed è esploso un po' proprio la voglia di ritrovare se stessi. Esatto. Attraverso le campagne tibetane, che cosa andiamo, dove andiamo a lavorare su noi stessi e effettivamente qual è il beneficio che poi ci porta? Allora, le persone normalmente rivolgono il loro sguardo verso l'esterno, quindi noi al mattino abbiamo una lista di cose da fare, ma non abbiamo una lista di cose da essere, no? E quindi la campana tibetana cosa fa? Stimola in questo senso a fare un lavoro più interiore. Quindi il suono della campana ci fa vibrare, ci chiede chi sei tu, no? Ci pone questa domanda che noi la rivolgiamo a noi stessi e anche volendo i nostri familiari, e quindi facciamo più un lavoro interiore con la campana tibetana. È, diciamo, un'ottima base, ecco. Non è in sé una soluzione, ma è uno strumento utile per il ricercatore sincero. Sì. Ecco, mi hanno detto che molte volte sottoposti al trattamento di campane tibetane qualcuno può dare un po' fastidio e perché ha qualcosa di risolto, è così? Sì, può essere questo. Ma io ho visto il 99% delle persone, 9 non hanno questa difficoltà, soprattutto se l'approccio è un approccio delicato, gentile. Naturalmente la campana vicino al cuore deve avere un approccio delicato, come anche vicino alla testa, alle orecchie, eccetera, o una persona in gravidanza. Quindi c'è un modo dove noi possiamo lavorare senza creare fastidio o danni. Con le campane tibetane in realtà c'è anche un'altra particolarità di prendersi cura di se stessi, ma soprattutto per la casa, per infondere un po' di armonia con il nostro corpo, e utilizzare l'incenso anche quando abbiamo dei problemi particolari, incensi che voi realizzate. Sì, questi sono incensi fatti con pasta di sandalo impregnati in oli puri, quindi non c'è carbone, non ci sono sostanze sintetiche. Semplicemente pasta di sandalo tenuta insieme da almeddi, che è una resina, lo stesso incenso morbido, e poi impregnati nei vari oli che desiderate, quindi la rosa, il baculo, il sandalo, eccetera. Ari, dove la possiamo trovare anche per eventualmente dei corsi? In via San Donato 9 a Torino, vicino a Piazza Statuto, oppure a Moncaglieri, in strada Carpice 22, previo appuntamento, previa telefonata a Moncaglieri. Prendiamoci cura di noi stessi. C'è un motto che riuscite a utilizzare in questo caso? Vita semplice, pensiero elevato. Grazie. Curiosità in primis, poi mi sono buttata un po' più sul green
cose particolari come questi quadri viventi, ma soprattutto legati alle piante, questo modo ecosostenibile di riciclare anche i bambini. E quindi mi ha colpito questa cosa per mettere qualcosa di diverso in casa. Sai cosa stai pensando per parlare? Che lo stai dicendo proprio bene, dovremmo fare queste video, hai presente le promozioni video, no? Dove effettivamente puoi raccontare di una location, di un luogo, di un evento, affinché le persone possano realmente viverlo, perché magari non tutti riescono a passare. E invece per quel che riguarda i vari stand dell'immobile, sono tutti uguali, qualcosa di visto oppure di novità ce n'è? Ce n'è, ma io ho fatto solo una parte e sono stata colpita però sempre dal benessere, quindi dalle saune e dalle cucine. Ringraziamo la nostra amica perché secondo me meglio di così non ce lo poteva dire nessuno. Grazie infinite. Grazie a voi. Buon giro, alla prossima. Beh, ci piace quando i nostri ascoltatori sono così belli, presenti, vivi e lo raccontano bene. Questo Expo di Torino, venite a trovarci, noi siamo in via Giacomo Matteo Trucchi, numero 70, a Torino. Suoniamo Elisa Giovanotti, palla al centro su Veronica Station. Thank you.